Pericolo Forasacchi, parliamone. Sono erbe che si trovano comunemente in giro, proprio per i prati, e che purtroppo sono pericolosissime. Vedi, questa è la parte più pericolosa, la punta durissima che può entrare nei tessuti. Soprattutto entra nelle pieghe delle zampe, nelle orecchie, nel naso, oppure il cane le respira, le manda direttamente in gola. E sono pericolosissime quando sono tagliate a terra e lasciate seccare, perché volano. In più hanno una struttura per cui si riescono ad aggrappare al pelo e riescono a entrare e quindi muoversi all'interno del corpo del cane, anche solo quando il cane respira o quando il cane si muove, quindi con le contrazioni di altri muscoli. Possono provocare dei danni molto molto gravi ed essere poi difficili da individuare e da ritrovare, se non con esami specialistici. Vai sul mio profilo e clicca segui e trovi tanti video a riguardo. E tu stai attento ai forasacchi, non far avvicinare il tuo cane, non farglieli odorare, non farlo giocare con loro e non frequentare luoghi che hanno tante di queste spighe tagliate. Quest'anno sembra che sia lo sport nazionale. Ma guarda quanti ce n'è! Condividi il più possibile questo video per fare cultura. Comunque a me così tanti forasacchi lunghi preoccupano un po' per quando li taglieranno. E nelle tue zone come siete messi? Scrivimelo qui sotto nei commenti.